Ciao amici, oggi ci troviamo qui a Orbassano in questo lungo filare con gli alberi di Paolonia messi alcuni anni fa. Un progetto nato con l'obiettivo di garantire in poco tempo una vera e propria cintura verde che potesse fare da barriera tra l'abitato e la circonvallazione. Il contesto non era dei migliori, infatti possiamo notare dalla conformazione del terreno che sotto questi clivi artificiali giace del materiale da riporto e degli inerti, mettendo quindi a dura prova la crescita di qualsiasi albero. Come possiamo notare però non della Paolonia, l'albero che ha la crescita più rapida, che assorbe più diossido di carbonio, è rinnovabile in quanto se tagliato ricresce e a livello urbano è fondamentale grazie alle proprie fioriture maestose e per mitigare il fenomeno delle isole di calore. Quindi un grazie all'assessore Antonino Russo per averci creduto in prima persona e per essere con noi oggi in questo sopralluogo periodico. Qui abbiamo fatto l'ennesimo sopralluogo sulla strada provinciale 6 ad Orbassano per le nostre paolonie e devo dire con grande soddisfazione che oggi possiamo ammettere che non ci eravamo sbagliati. Ovvero il filare delle paolonie sono diventati alberi. Quindi un grazie al sindaco Cinzia Bosso che ha creduto al progetto e un grazie a chi ovviamente lavora con me nel verde, come assessorato al verde, affinché questo polmone di aria buona, visto che è una pianta che assorbe molto CO2, possa in qualche maniera ancora darci quelle soddisfazioni che meritiamo. Quindi un grazie alla Paolonia come situazione, un grazie ai nostri tecnici del comune, un grazie al sindaco e un grazie alla città di Orbassano.